Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Come molte altre volte, la puntata odierna sarà ispirata a una conversazione e a delle idee che ho scambiato con diversi amici nell'ambito magico. E infatti la domanda che vedete nel titolo, come al solito, ovvero perché mai la magia non può essere gratuita? Ed è una domanda che in realtà molti si pongono, alcuni si porranno in futuro, e effettivamente mi sono posta anch'io. E ho cominciato a ragionarci anche grazie ovviamente a questi miei amici e sono arrivata ad alcune conclusioni che però non sono ferree e che voglio condividere con voi per sapere anche la vostra opinione. Partiamo però capendo bene cosa voglio intendere con questa domanda e quello che credo vogliono intendere anche le persone che la pongono, ovvero perché la magia non può essere gratuita nel senso di istruzione. Voglio dire, è ovviamente una passione oltre che un'arte, e quindi perché non possiamo avere delle cose che costano meno o che addirittura non costino nulla? Ad esempio, ok, i libri costano perché ovviamente hanno un costo di produzione, ma poi diciamo che i corsi, i giochi, sarebbe comodo averli liberi, quindi magari YouTube, o comunque dei canali veramente liberi senza dover pagare, lucrando su quella che è la nostra passione. E questo ovviamente è un concetto molto idealistico, in un mondo utopistico sarebbe fantastico, ok? Però ci dimentichiamo del lato pratico e di quello che governa il mondo. Lo so, sembra brutto, quando si cresce si capisce che non è tutto fantasia e si deve lavorare. E quindi si dà più valore effettivamente a quello che si trova. Però questo concetto va un po' a snaturare quella che è l'idea di passione. Infatti, molti ho sentito dire che non approvano questa idea di doverci veramente guadagnare tanto con dei videocorsi, con delle lezioni e club, perché se questa è veramente una passione, veramente un'arte a cui teniamo, dovremmo fare le cose gratuitamente. Se qualcuno veramente è appassionato, dovrebbe avere la possibilità di imparare le basi e poi andare avanti nel percorso in modo gratuito o quasi. E questo concetto mentalmente lo posso capire perché lo condividevo anch'io molti anni fa. Perché, ripeto, idealmente è fantastico. Capiamo che in qualche modo la passione non dovrebbe essere intaccata dall'idea di doverci guadagnare. Però qui sorge il problema principale, ovvero che nella pratica tutto va pagato. E non è solo un contesto e un concetto di lucrare sui prodotti, è proprio una cosa materiale. E lo dico molto semplicemente in modo rapido. Quello che si va a pagare il più delle volte non è il prodotto in sé. Se prendete un mazzo di carte che costa 40 euro, quel mazzo non costerà mai 40 euro, ma neanche 20 il più delle volte. Più che altro paghiamo il marchio, il nome e quello che c'è dentro, quella che è la pubblicità, quello che per noi è il valore del mazzo, ma non il costo, e sicuramente neanche un minimo di ricarico, a volte è molto di più rispetto al minimo necessario per rientrare dalle spese e avere un po' di soddisfazione. Così anche per i libri, i DVD, i corsi e quant'altro, non si vanno solo a ripagare le spese, che comunque vanno ripagate. Semplicemente voi fareste qualcosa di gratuito? Qualcuno di voi sicuramente sì, lo capisco, anch'io lo sto facendo, effettivamente non prendo neanche un centesimo dal podcast, dagli altri format che mando avanti, e ok, certo, però è una scelta mia personale, perché ho la fortuna di potermi permettere di utilizzare il mio tempo libero per fare questa cosa che mi appassiona e mi piace. Ma molte altre persone non possono farlo. Hanno un lavoro, devono effettivamente mantenersi e il tempo che tolgono al lavoro principale, se lo investono in qualcos'altro, è una perdita materiale. E quindi il fatto che abbiano poi un minimo di ricarico, di rientro di quello che è il loro tempo, è il minimo indispensabile. Ve lo ripeto, quello che si paga non è il prodotto in sé, ma è più che altro l'impegno e il tempo che le persone ci mettono per realizzarlo. E quindi ovviamente un corso o un DVD che sia, come costo materiale magari a poco, però il tempo che impieghi per farlo, per montarlo, per renderlo poi vendibile, è tantissimo. E nella vita i soldi tornano. Certo, basta impegnarsi, lavorare, ok, però li puoi sempre riottenere. Il tempo che spendi invece non ti tornerà mai indietro. E il fatto che qualcuno utilizzi e spenda il proprio tempo per darvi qualcosa, qualche servizio, è la cosa principale. E l'unico modo che si ha per ripagare quel tempo in minima parte è appunto acquistando quei prodotti. Quindi questa è la prima motivazione veramente banalissima, ma poco considerata. Tutto quello che viene pagato per un certo motivo. C'è qualcuno che dietro
creato il tutto, ha speso tempo e impegno, oltre che denaro, per realizzarlo. E quindi ovviamente non può essere gratuito. Ma altra cosa che viene veramente poco considerata è il valore che diamo alle cose che paghiamo. Facciamo un esempio molto pratico. Acquistiamo un effetto, ok, costa magari anche tanto, 50-60 euro. Siamo veramente convinti che abbia valore, ci decidiamo ad acquistarlo e lo studiamo benissimo perché l'abbiamo pagato veramente tanto. Beh, poi magari eviteremo anche di darlo in giro perché effettivamente abbiamo pagato così tanto perché gli altri invece devono averlo gratuitamente. Non ci sembra giusto. In più, poi magari lo studiamo ancora meglio. Mentre un effetto che qualcun altro vi passa, quindi è gratuito, probabilmente rimarrà nella vostra memoria del computer o dove volete tenere questi effetti per mesi fermo e non lo studierete mai. Però avrete fatto girare qualcosa di totalmente gratuito, in maniera a volte anche illegale, e non avrete dato valore a quell'effetto o anche agli oggetti materiali. Se qualcuno vi regala qualcosa, in senso proprio di regalarvelo così, non come regalo sentito, emotivo, gli darete sicuramente meno valore rispetto a qualcosa di acquistato e desiderato. E quindi per questi due motivi principali, secondo me, non si può rendere la magia gratuita, come non si può rendere neanche qualsiasi altra disciplina gratuita, perché veramente ci vuole impegno, costanza e tempo per realizzare dei prodotti che siano didattici e quindi sicuramente va dato e riconosciuto il valore e il tempo che si è speso per realizzarli. In più veramente è anche un riconoscimento positivo, è un po' come quando le persone vi mettono, che ne so, vi piace a un progetto, che sia un video, che sia un audio, quello che è un riconoscimento. Se invece le persone guardassero semplicemente i vostri format, li utilizzassero senza lasciarvi neanche una minima traccia del loro passaggio, probabilmente smettereste di farlo perché non avete neanche un minimo di soddisfazione. Ecco, l'idea è proprio questa. Qualsiasi persona che impieghi il proprio tempo e impegno a realizzare qualcosa, poi ovviamente vuole un po' di riconoscimento in cambio, un po' di gratitudine anche in minima parte, e quindi con le recensioni, con tutto quello che può esserci di positivo o negativo come critica costruttiva. In più, se devo fare una osservazione in realtà molto materialistica e forse anche un po' superficiale all'apparenza, il fatto che la magia si stia muovendo verso questa direzione in cui sicuramente ci sono più mode e c'è anche più marketing nei vari prodotti, secondo me è positivo. Perché se un qualcosa, un arte, una disciplina che sia, non vale la pena di essere studiata e strutturata in modo che possa vendere, allora vuol dire che sta decadendo. Mentre se riusciamo invece a renderla più accattivante anche per una nuova clientela, perdonatemi questo termine che a qualcuno non piacerà, vuol dire che comunque c'è la possibilità che si evolva nel tempo e che diventi anche più conosciuta e più rispettata. Il mondo gira intorno ai soldi e vuol dire comunque che se un'arte o una disciplina viene resa in qualche modo meritevole di essere presa in considerazione anche per poterci guadagnare, probabilmente si sta evolvendo e si sta ampliando sempre di più. Lo so, a chi è veramente amante della magia e chi magari si è affacciato da poco a questo mondo, potrebbe far storcere il naso, perché effettivamente è brutto parlare di guadagnare, di lucrare su un qualcosa che noi amiamo. Però ve lo ripeto, dobbiamo un po' svegliarci e capire che il mondo non è pieno di fiorellini e prati verdi. Si vive ovviamente anche per lavorare, o meglio, si vive grazie al lavoro, non si vive per lavorare. Però sicuramente è necessario andare a dare valore e riconoscimento a chi lavora e impiega il proprio tempo. Ovviamente capisco anche chi vorrebbe comunque per comodità avere le cose gratuite, però appunto è una comodità, è una pigrizia mentale. Il fatto di non voler spendere soldi in qualcosa forse vuol dire che non ci interessa davvero. E non è un male, va benissimo, può essere una passione o un'idea più che altro di voler imparare a fare qualche giochetto. E effettivamente ci può stare, ci sono un sacco di video ad ora gratuiti, che siate d'accordo o meno, ci sono già e non possiamo toglierli, potete imparare da quelli. Ma volere ulteriore materiale gratuito e magari addirittura farlo potrebbe andare a creare qualche polemica. E qui dopo torniamo sempre nel concetto etico di tutorial pro o contro, in cui ho fatto una puntata che vi lascio in descrizione se volete recuperarla e dirmi la vostra. Altro punto che vorrei toccare e poi la finiamo e vi lascio andare,
però è veramente il valore che le altre persone anche da fuori percepiscono rispetto alla nostra arte, in questo caso. Perché vedere che molte persone possono imparare qualche giochetto, che ovviamente sono meno potenti, meno curati dal punto di vista di presentazione e quant'altro, comunque fa pensare ad alcune persone, non a tutte, ma ad alcune, che la magia sia così, una cosetta che chiunque può fare, perché arriva lo zio che il giorno di Natale ti fa il giochetto con le carte o con lo stuzzicadenti. E quindi si banalizza un po' questa disciplina, come capita con molte altre in realtà. Quante volte sentono persone criticare i programmi di cucina che, cavolo, vanno di moda da non so quanti anni, si vede che siamo italiani, e li criticano perché loro sanno fare le uova al tegamino, ok? Ma non sei un cuoco, non sono chef. Eppure molte persone guardano dei tutorial su internet, guardano i siti che ti spiegano come cucinare per una certa ricetta, che sembra di me, e poi per rifare ti viene male, ma comunque più o meno ti credi uno chef perché hai messo un po' di zafferano sul risotto. Ecco, si sta un po' banalizzando quello che è il lavoro e la passione di altre persone. La magia è un po' la stessa cosa. Puoi avere tutti gli ingredienti perfetti, i migliori che puoi trovare, ma poi non sai metterli insieme. E questo è proprio il concetto che in realtà molte persone cercano di non capire, proprio si sforzano di mettere da parte questa idea e dire vabbè, ma tanto perché è l'esperienza. E banalizzano veramente questa cosa. Invece il valore che diamo alle cose noi per primi in questa disciplina poi si rispecchia anche verso il mondo esterno, che magari non conosce tutte le parti nascoste di questa meravigliosa arte. E qui non voglio dire che non si possa far fare magia anche a persone esterne, perché sarebbe un controsenso e ucciderebbe veramente la magia. Tutti quanti abbiamo iniziato grazie comunque a qualche prodotto più o meno gratuito, o comunque dei libri che costano veramente poco e si trovano in giro, praticamente ovunque. Però ecco, quando fai il salto di qualità capisci che quei prodotti che ormai ci sono sono importantissimi per affacciarsi e aiutare chi vuole introdursi in questo mondo. Ma poi il resto ha un valore superiore e quindi è giusto che mantenga questo valore molto più alto. Non si può andare a insegnare mentalismo, secondo me, a delle persone che non sono interessate a farlo e quindi vogliono solo capire come fanno i mentalisti a leggerti la mente. Non ha senso. Più che altro in quel caso si va a rovinare un qualcosa di veramente bello e anche emozionante, solo per poi andare a colmare la curiosità di qualcuno che dopo qualche settimana se ne dimenticherà, potendo solo dire agli amici che conosce il metodo, smontando il tutto. Quindi fino a un certo punto credo sia giusto effettivamente avere dei prodotti che ti possono introdurre. Ok, ci può stare, però quando vuoi qualcosa di valore superiore, o ti metti veramente in gioco e ti impegni tantissimo per impararlo da te, con i mezzi che hai, oppure se vuoi avere un po', diciamo, l'idea di fare meno fatica, permettetemi questa idea che so è un po' scomoda, però ti tocca effettivamente andare da qualcuno che ti dà il proprio tempo e la propria esperienza e però vuole effettivamente essere retribuito. Cercate sempre di mettervi nei panni degli altri e provate onestamente a rispondere alla domanda che vi ho posto prima, ovvero voi fareste qualcosa di gratuito? Dareste tutta la vostra esperienza, il vostro tempo, il vostro impegno a qualcuno in modo gratuito? A lungo andare sarebbe una cosa negativa, perché andreste a dare il vostro impegno e il vostro tempo a qualcuno che poi alla fine non vi darebbe abbastanza valore per tutto quello che avete fatto. Ovviamente fin quando siamo effettivamente giovani e abbiamo tempo libero e decidiamo di spenderlo in un modo magari anche utile verso gli altri, è solo lodevole, ve lo dico con tutto il cuore perché poi anch'io ci ho pensato e sto facendo una cosa simile. Però ecco, siamo fortunati a poterlo fare e siamo veramente in pochi a fare questa cosa totalmente in modo gratuito. Però andando avanti nel tempo effettivamente si dovrà selezionare e se mettiamo da parte quello che è il lavoro, quello che può essere effettivamente un qualcosa che ti può mantenere nel tempo per fare qualcosa di gratuito, a un certo punto dovremmo mollare qualcosa e ovviamente la bilancia tenderà sempre da una parte. Quindi, nella speranza che si sia capito qualcosa di questo discorso e di quella che in realtà è veramente una questione molto complicata, vi invito a farmi sapere la vostra, come sempre, nei commenti o in privato, perché sono veramente curiosa. Questo qui è un argomento che andrebbe veramente approfondito e sarebbe interessante trattarlo anche con diverse persone. Perché in effetti io, il mio pensiero, ho parlato con alcune persone
ma sono magari simili al mio come pensiero o diametralmente opposto, ma non c'è mai la linea di mezzo. Quindi sono veramente molto curiosa. Ditemi cosa ne pensate. Come sempre vi invito anche a recuperare le puntate precedenti se vi siete perse, quelle che sono già uscite, che sono veramente tantissime all'interno del podcast, anche della prima stagione. Sì, esiste una prima stagione. E altrimenti di rimanere connessi perché la prossima settimana, come sempre, esce una nuova puntata del podcast. Detto questo, ancora grazie a chi è arrivato fino a qui, io vi auguro buona magia e noi ci sentiamo nel prossimo episodio.